con forza Arezzo e allora si vincerà. Ale, ale, Arezzo. Ed il pallone in porta allora arriverà. Quando la squadra gioca dobbiamo combattere con forza pure noi. Ale, ale, Arezzo. Senza mai ceder la vittoria giungerà. Siamo tornati in Serie B e noi resteremo qui. La storia del calcio si fa soprattutto con i gol e per fortuna dell'Arezzo i grandi attaccanti in maglia Amaranto non sono mai mancati, fin dagli albori, da Bernasconi, Accati, Lenci, Pignatelli, Mujesan e ne dimentichiamo sicuramente qualcuno, fino ad arrivare a Innocente Meroi che da tanti è considerato il più forte centravanti che abbia vestito la maglia dell'Arezzo, ma dopo di lui sono arrivati Benvenuto e poi Graziani e poi Gritti, Tovalieri, Briaschi, tanti altri, così tanti che una sola puntata non basta per raccontarne le imprese. E noi stasera andiamo a vedere alcuni dei gol che sono rimasti nel cuore dei tifosi amaranto. E allora, via con i grandi bomber dell'Arezzo. Vasari diceva che ad Arezzo sono nati molti geni perché l'area d'Arezzo è buona. Può darsi che oltre che ai geni artistici l'area d'Arezzo faccia bene anche ai geni del calcio, perché ne abbiamo avuti veramente di importanti e poi così in serie. Insomma, quello che un pochino stupisce appunto è la regolarità con cui ad Arezzo siamo riusciti a pescare degli attaccanti che qui hanno fatto bene, benissimo, ma non solo qui. Ma credo che sia proprio una casualità, per il fatto che sono cambiati i direttori sportivi, sono cambiati gli acquirenti. Ci fosse una storia più lunga societaria, probabilmente si potrebbe immaginare che abbiamo dei dirigenti che sanno, che sono particolarmente bravi a trovare gli attaccanti. Evidentemente c'è una casualità che porta ad Arezzo attaccanti che poi anche a livello nazionale sono rivelati di grandissimo talento. Ma no, Arezzo credo che abbia avuto sempre attaccanti che hanno fatto tanti gol, perché qui l'aveva fatti tanti Gritti, ne aveva fatti tanti Tovalieri, cioè, poi altri, a parte Palazzi, insomma, hanno fatto tutti i gol, insomma, qui. Quindi era una costante. Ma qui nel ruolo nell'attaccante c'è un'identificazione particolare forse ad Arezzo, quindi molto probabilmente si sentono anche gli stessi attaccanti più, e poi è proseguito con Abruscato, insomma, con Floro, quindi credo che sarà sempre una caratteristica, insomma.
Miroi è quello che rimane più, è rimasto più impresso nella memoria collettiva, non solo perché è riuscito a ottenere per la prima volta con la squadra di Cesare Meucci, la prima Serie B della storia dell'Arezzo, insomma, anche questo è un traguardo storico nella stagione 65-66, ma anche perché i numeri che riusciva a esprimere in campo erano veramente dei lampi che poi rimangono scolpiti nella memoria. Insomma, io ricordo per esempio Di Meroi che riusciva a essere pericoloso anche dalla bandierina del calcio d'angolo, giù di lì, con quei suoi tiri ad effetto che ingannavano i portieri, dicevano che avevano fatto delle papere, però erano in tanti a farle queste papere, forse mi viene il sospetto che era lui bravo a tirare i calci di punizione in quel modo. Ma credo che il colpo migliore di Meroi fosse assolutamente la parte tecnica. Lui aveva tutta la parte tecnica, aveva facilità di dribbling, facilità di passaggio, faceva a volte passare anche la palla in spazi strettissimi trovando il compagno di squadra, aveva la capacità di triangolare, una qualità tecnica raffinatissima nel lungo e nel breve. Se si possono fare dei paragoni, no, chiaramente con migliaia di chilometri di distanza ero un Van Basten, cioè ero uno che giocavo al calcio, mi piaceva giocare e facevo anche gol, ma non facevo gol e solo gol, facevo anche gol, ma ero uno che mi piaceva giocare, andavo in linee esterne, andavo in linee interne, giocavo con i trequartisti, giocavo con i centrocampisti, mettevo spesso e volentieri attaccanti che si inserivano al mio posto spostandomi, palle invitanti e favorevoli per concludere rete. Quindi ero un giocatore che giocava dalla metà campo in avanti, sapevo fare molte cose. Sapevo fare anche qualche gol, ma non sono stato un goleador in assoluto. Era un grande giocatore centravanti, anche lui, uno di quelli che sarebbe piaciuto molto ai tecnici di oggi, che dicono tutti che vogliono i giocatori che fanno un vertice offensivo in grado di far salire la squadra. Lui, con il suo fisico, era in grado di proteggere benissimo la palla, ma era un centravanti completo, anche molto dotato tecnicamente, non rapidissimo, data la mole, quello era forse il suo, diciamo, handicap maggiore, però è un giocatore davvero molto importante, uno dei più grandi centravanti che abbiamo avuto qui ad Arezzo, non solo in senso fisico. Io ho fatto gol, ma ho fatto segnare molti gol a giocatori vicino a me, cioè gli attaccanti che giocavano vicino a me, le ali, allora c'era le ali, o comunque un trequartista, gli ho sempre fatto fare molti gol perché ero un giocatore che amava giocare al calcio oltre che realizzare, naturalmente mi piaceva fare gol, ma non giocavo per il gol. Quindi sono stato un attaccante un po' atipico, come ce ne sono altri, non è che fossi unico. Ma ci sono attaccanti che giocano soltanto per il gol e vivono tutto quello che fanno durante la settimana dal punto di vista della preparazione e mentale e tecnica, ma soprattutto dell'approccio alla partita, ne fanno proprio una questione di sopravvivenza psicologica nei rapporti dello sport che fanno. E quindi questi attaccanti sono legatissimi al fatto di fare gol, se non fanno gol vanno in crisi, hanno delle difficoltà, perché la loro attività sportiva è legata soprattutto alla realizzazione di reti. Graziani, che si affermò nella primavera insieme a Baldi, insieme a Neri, il grande Menchino Neri, era sottovalutato, come succede sempre a tantissimi giocatori che vengono dal basso, dalle giovanili, e dicevano oltretutto che era uno scarpone, che non era in grado di giocare bene al pallone. Io invece avevo intuito le sue doti e l'avevo visto giocare in primavera, perché seguivo molto l'Arezzo, anche seguivo le partite delle giovanili, e quindi lo vedevo giocare anche con giocatori importanti. Mi ricordo, c'era Caso a quei tempi, Desolati, gente che avevano già debuttato in Serie A, al cospetto del quali Graziani in primavera tutt'altro che sfigurava, anzi. Quindi anche da questi paragoni, da questi confronti diretti, mi ero maturato la convinzione che Graziani potesse avere i mezzi potenziali per fare una grande carriera. Un giocatore con delle caratteristiche agonistiche, temperamentali, di intelligenza, intuito sotto rete, di aggressività, di coinvolgimento di tutto il reparto e quindi di mettere anche in condizioni la squadra di giocare un calcio più facile, perché lui era il primo a gradire i difensori, è stato il primo giocatore, credo forse italiano, a fare pressing sui difensori, non credo che prima di lui ce ne fossero stati, quindi un innovatore anche sotto certi aspetti.
era un po' il nostro idolo, ecco, Tullio Gritti. Beh, a Tullio Gritti mi lega, diciamo, gli esordi, i miei esordi giornalistici, proprio nel campo anche televisivo, perché io mi ricordo facevo a quei tempi, curavo proprio i servizi che domenicalmente mandavamo in campo. Pur non avendo un gran fisico, era estremamente agile e aveva un colpo di testa incredibile. Non era uno altissimo, però aveva questo stacco imperioso, questo colpo di testa e tirava con i due piedi con facilità. In generale i compagni lo vivono con grande affetto, con grande entusiasmo, perché proiettano sul realizzatore, su quello che finalizza il lavoro di tutta la squadra, la soluzione dei loro problemi. E quindi sono molto legati e molto affettuosi nei confronti dell'attaccante che segna spesso e volentieri perché gli risolve tanti problemi. È vero, loro producono tutto il gioco, sia offensivo che difensivo, e riescono poi a mettere spesso l'attaccante in condizioni a volte di spingere soltanto la palla in rete. Non sempre i gol sono frutto di grande fantasia o di grande magia degli attaccanti, ma a volte sono frutto di un gioco strepitoso da parte della squadra che poi mette in condizione l'attaccante di spingere la palla soltanto in rete. Però, ripeto, in generale i giocatori sono molto affezionati all'attaccante che gli risolve durante la gara a volte problemi che sembrano irrisolvibili, magari con un gol anche facile, ma nel quale hanno tanta fiducia e tanta stima e giocano per lui. Valieri ho ricordo di un giocatore dotato di un talento naturale incredibile. Cioè lui probabilmente dal punto di vista talentoso come attaccante punta sotto rete era l'attaccante più incredibile, più imprevedibile, perché poteva fare magari per un quarto d'ora, 20 minuti non lo vedevi, anche mezz'ora non lo vedevi neanche, cioè il giocatore che si estraniava completamente, poi aveva un guizzo improvviso e trovava la porta con facilità da tutte le parti. Beh, guarda, Tovaglieri l'ho ritrovato anche qualche anno dopo. Noi abbiamo avuto un rapporto contrastato, diciamo così, di amore e odio tutto sommato, ma più di amore, francamente. No? Tovaglieri era il classico romano che aveva doti potenziali molto importanti, che del resto poi ha affermato anche lontano da Arezzo, però che non aveva una gran voglia di lavorare. Andava in tribuna insieme dell'anno. Due giocatori di grande talento, e credo che stessero per andare via, stavano per essere venduti, uno addirittura voleva anche smettere. Ma più che gestirlo, credo che ho sempre parlato chiaramente con loro, anzi, appena giunsi qua, dissi se volevano provare a stare un mese con me, no? E vedere se trovavano la condizione psicofisica per continuare a giocare a calcio, se no poi naturalmente la loro decisione io l'avrei rispettata se avessero deciso di andarsene o comunque di smettere qualsiasi cosa. E Tovaglieri, mi ricordo che in quella circostanza lì mi disse con entusiasmo che sarebbe rimasto un altro mese, no? Mi disse proviamo mister, tentiamo, proviamo, vediamo cosa succede. Combinazione, ha cominciato subito a fare gol, la prima volta che ha giocato col Piacenza ha subito fatto gol. Sicché da lì è partito, non aveva ancora segnato fino a quel momento, è partito un meccanismo di simpatia e di fiducia, no? Reciproca. E il ragazzo continuava a fare gol, naturalmente continuando a fare gol l'entusiasmo cresceva anche la simpatia nei miei confronti, perché in quel momento lì, dopo essere stato depresso, riteneva che io fossi il fautore di questa sua rinascita, no?
cosa che è capito anche a Dell'Anno, in effetti non era vero, sono rinati soltanto perché loro lo volevano. Io gli ho soltanto dato la mano a fare il passo, gli ho fatto saltare il fosso, erano di là, gli ho tirato una mano, sono saltati di qua e poi per il loro merito hanno fatto quello che hanno fatto. Briaschi era un giocatore che anche lui sapeva fare molte cose, cioè non è che era un giocatore rapido, mi ricordo un giocatore molto rapido, un giocatore che aveva delle caratteristiche per certi aspetti un po' come Tovaglieri, non con il talento di Tovaglieri, no? Però con l'imprevedibilità a volte, il guizzo, la velocità, l'intuizione offensiva tipo Tovaglieri. Tovaglieri lo conosco meglio perché l'ho visto, l'ho allenato e quindi da allenatore si riesce a inquadrarlo meglio un giocatore perché lo vedi molto, lo osservi molto di più. Comunque anche Briaschi è un giocatore che assolutamente era un giocatore di grande qualità anche lui. Abbiamo visti tanti attaccanti con caratteristiche diverse, ripeto, con caratteristiche assolutamente diverse e quindi che se si dovesse fare una classifica bisognerebbe farla per caratteristiche e per qualità, non in assoluto. Gridiamo forza Arezzo e allor si vincerà. Ed il pallone in porta allora arriverà. Quando
squadra gioca, dobbiamo combattere con forza pure noi. Ale, ale, Arezzo, senza mai ceder la vittoria giungerà. Siamo tornati in Serie B e noi resteremo più.